Vai, tieni gli occhi aperti. Della porta che si apre. Stanno scappando. Attento, non sappiamo cosa ci aspetta. Scopriamo cosa è successo. Vai, stiamo sognando. Siamo arrivati nella Duat. Chi avrebbe mai immaginato nulla di simile? Nessun uomo dovrebbe avvicinarsi tanto agli dei. Stessi dei, forse. Oh, qui c'è l'intera storia dell'umanità. Bajek! Bajek! Hepzifa. Fratello mio. La tua vita tra le sabbie del deserto si è conclusa. Sei stato il mio più caro amico. Dobbiamo fermare subito Flavio. No! Non possiamo lasciarlo qui. Merita un giusto saluto. Va avanti, Bajek. Sono con te. Hepzifa non sapeva nulla dell'ordine. Non c'era alcun motivo per ucciderlo. Flavio gli ha strappato il cuore per mandarmi un messaggio. È stato lui a uccidere Kemu. Marito mio, lo fermeremo. Bajek. Oh. Hai trovato il corpo di Hepzifa. Ho visto tutto. È stato tremendo. I capi romani sono entrati nella cripta. Settimio e Flavio avevano qualcosa che li ha fatti entrare senza sforzo. Hepzifa ha provato a fermarli, ma non ha potuto fare nulla. Sono entrati nella cripta. Poi è apparsa una luce blu. Sono fuggita invano. Tutti nel villaggio si sono svuotati cadendo a terra come bambole. Hanno distrutto Siwa. Devono morire! Tutto questo deve finire. Bajek, Aya, le preghiere dell'intero villaggio vi accompagneranno. Lasciamo che Hepzifa trovi la pace. E poi faremo giustizia. Chiamate gli imbalsamatori. Preghiamo affinché Anubi accetti questo ornamento al posto del suo cuore e che Hepzifa possa andare in pace e camminare sereno nei campi dei giunchi. Hepzifa, vecchio mio. Ci manchi a Siwa, Hepzifa. Bajek, Hepzifa avrebbe voluto che l'avessi tu. L'arma a cui teneva più di ogni altra. Sono onorato. Oh.
Animali. Usano la necropoli come una tana. Guarda cos'è diventata. Nonno, mi sei mancato. Mi sarebbe piaciuto farti conoscere Kemu. Degli abitanti hanno catturato e interrogato un soldato romano. Flavio si dirige a Cirene e Settimio ad Alessandria. Ucciderò Flavio. C'è una fattoria al confine di Cirene. Qualcuno da quelle parti potrebbe aver visto Flavio. Io invece strapperò il cuore di Settimio a mani nude. Sembra quasi che il nostro amore porti sventura. Ovunque andiamo, la tragedia ci raggiunge. È dura. Non voglio arrendermi, ma... Ogni volta che penso a te, penso a Kemu e a quello che abbiamo perso. Anche io. Ma almeno sappiamo uccidere. Addio, Aya.